Siamo tutti immersi nel fango, ma qualcuno alza lo sguardo per guardare le stelle. Questa frase di Oscar Wilde è una frase certamente urticante, che inquieta, che potrebbe dar fastidio. Ma che ci rende il senso di una vita di uno che sbaglia? E nella vita tutti sbagliamo, chi in un modo, chi in un altro. Stiamo camminando nelle realtà ai molti sconosciuta. Questa realtà del carcere il mondo del detenuto. E le parole di Oscar Wilde ci aiutano appunto a comprendere come anche laddove noi vediamo il fango è possibile alzare lo sguardo e guardare le stelle. Perché? Perché l'uomo non è fatto per il fango perché noi siamo tratti dalla terra, dalla polvere, dall'impasto, come leggiamo nel libro della Genesi, nella, nella, nel racconto della creazione, ma Dio ha soffiato, insufflato il suo respiro nell'uomo. E quindi anche quando l'uomo è immerso nel fango del suo egoismo, dei suoi peccati, dei suoi sbagli, dei suoi reati, può e deve emergere. Può alzare lo sguardo e guardare le stelle, che è la dignità inviolabile ed è la dignità di ogni uomo. L'uomo non perde mai la sua dignità, la ferisce. Ferisce la propria dignità e ferisce anche la, la dignità altrui quando sbaglia, quando pecca, quando commette un reato. Allora qualcuno mi ha detto, e allora chi sbaglia merita un monumento, chi sbaglia merita un monumento se è capace di alzare lo sguardo verso le stelle, di pentirsi di quello che ha fatto e di lasciarsi aiutare, di, di pagare gli sbagli fatti come i detenuti, ma poi hanno un diritto avere una vita diversa. Noi gliela diamo. Chi di noi è capace? E meno male che ci sono delle esperienze e delle testimonianze che io conosco, però quando ci si come dire, viene una persona che sappiamo essere stata uscita dal carcere, tutti abbiamo il coraggio di dargli un lavoro? di offrirgli una vita diversa, di offrirgli una, una nuova possibilità. Perché se tutti abbiamo il dovere di essere onesti, tutti abbiamo anche il dovere di aiutare chi vuole rifarsi una vita. Io vi aspetto domani per il Pio TV Dritto al cuore. Ciao a tutti.